Per l'ottava giornata del campionato di eccellenza si affrontano al Paolo Poli di Molfetta la Borgo Rosso, reduce dalla vittoria contro il Bisceglie, e l'Ortanova, reduce dal buon pari contro il Corato. Formazione ospite in completo rosso, padroni di casa in completo azzurro. Direzione di gara affidata al signor Oristanio di Perugia, assistenti magnifico il Palermo della sezione arbitrale di Bari. La prima occasione della partita è per la formazione di casa con Kubai al terzo minuto, pallone sul fondo. Provano poi gli ospiti a fare la partita al nono minuto con questo scambio con Dascoli e Cormio, conclusione alta sulla traversa. Decimo minuto, ci prova Consolazio ad approfittare di uno svarione della retroguardia della formazione di casa, pallone sul fondo. Ancora l'Ortanova pericoloso con la conclusione di Lanzone deviata in calcio d'angolo. Al quindicesimo minuto ci prova ancora la formazione di mister Bonetti con Consolazio che va alla conclusione, la palla finisce sul palo, Ortanova vicino al gol del vantaggio. Sette minuti più tardi ancora l'Ortanova a provarci dalla distanza con Consolazio, pallone alto sulla traversa, sempre Ortanova a fare la partita, il pallone sul fondo non riesce di Dedda ad arrivare sul secondo palo, poi la conclusione di Consolazio finisce sul fondo. Arriva poi l'occasione per la formazione di casa con Conte che al trentesimo minuto calcia sul fondo, poi è Consolazio con questo calcio di punizione, il pallone deviato sul palo, poi ancora un altro palo per l'Ortanova, sfortunatissimo qui con il doppio palo centrato dalla formazione di mister Bonetti, poi la conclusione dalla distanza da parte di Scarimbolo intercettata da Beltran, ancora Ortanova a fare la partita con questa conclusione di Lanzone, pallone di poco al lato della formazione di casa. Poi è proprio il Borgorosso a passare allo scadere del primo tempo con la combinazione vincente che porta Sallustio al gol dell'1-0 servito da Kubai. Rivediamo qui la giocata del numero 11 che porta avanti la formazione di mister Carlucci. Finisce il primo tempo con il Borgorosso a sorpresa avanti 1-0. Nella ripresa prova a replicare la formazione nortese con questo colpo di testa di Lanzone a servire l'incursione da parte di Cormio, pallone sul fondo. Ancora Dascoli pericoloso con la giocata, pallone sul fondo. Poi a 59esimo minuto arriva questo calcio di punizione magistrale da parte di Vitale che vale il gol del 2-0 per la formazione di mister Carlucci. Rivediamo qui la prodezza da parte del numero 18 che beffa Beltran e la retroguardia ortese. Prova ancora il numero 18 a rendersi pericoloso qui con la possibilità, salta portiere ospite, il pallone termina sul fondo. Poi arriva qui la sciocchezza da parte di Dascoli che al 65esimo minuto lascia la formazione ortese in inferiorità numerica. Il fallo su Conte vale il rosso diretto per l'esterno ortese. Ortanova che si rende pericoloso con Camporeale, pallone alto sulla traversa. Arriva qui l'atterramento in aria su Consolazio, arriva il calcio di rigore per l'Ortanova, lo stesso centravanti ortese che si presenta sul dischetto e trasforma il gol che riapre la partita. L'Ortanova al 70esimo minuto accorcia le distanze con il preciso calcio di rigore da parte di Consolazio, vale il quinto gol stagionale per l'attaccante ortese. Poi la conclusione da parte di Sallustio con la deviazione di Ventura sulla ribattuta di Beltran che vale il gol del 3-1, non lascia spazio alle speranze dell'Ortanova, la formazione del Borgorosso che si porta avanti ancora col doppio vantaggio. Poi ancora la combinazione che porta alla conclusione Kubai, pallone alto di poco, e ancora Kubai a mettere questo pallone in mezzo con la deviazione e sul pallone arriva Beltran in calcio d'angolo. Ancora Kubai con la giocata a servire Sallustio, la conclusione che vale il gol del 4-1 per la formazione della Borgorosso con il bellissimo sinistro da parte del numero 11 che beffa Beltran e porta la formazione della Borgorosso sul 4-1. Poi ancora Kubai con il pallone che finisce sul fondo, finisce anche la partita con la vittoria della Borgorosso, punteggio pesante per l'Ortanova che ha giocato un buon primo tempo ma non ha saputo concretizzare anche per via della sfortuna. Ortanova che potrà rifarsi nel prossimo turno nella gara interna contro il Polimnia, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza per la formazione biancazzurra. Il Borgorosso Molfetta affronterà invece in casa ancora il Corato.